un libro che unisce l'arte del disegno con quella del racconto. È una nuova uscita editoriale per il fumettista pratese Nicolò Storai, che realizza i disegni di sogni, pensieri, parole e segni. Un libro con i racconti dello scrittore Federico Fubiani. La vendita del libro ha anche un carattere di solidarietà. Tutti i proventi saranno infatti devoluti all'associazione a supporto del progetto di ricerca sul neuroblastoma, un tumore che colpisce i bambini. E le parti del libro, niente, io penso la cosa più importante sia proprio quella di voler finanziare un progetto di questa portata. E poi chiaramente chi ama leggere che ci potrà trovare, a seconda appunto dei suoi gusti, dei racconti più o meno interessanti, ma questo poi lo lascio a decidere a chi leggerà, insomma. Federico, che è uno scrittore ormai affermato a livello nazionale, dimostra anche con questi racconti di saper entrare in qualunque tipo di casistica del genere fantasy e non solo, perché poi i racconti sono interessanti anche quelli con riferimenti storici precisi. E naturalmente c'è il grande aiuto giusto alla Fondazione Queer to Children. Adottiamo questi progetti perché tra gli slogan appunto della Fondazione Queer to Children c'è uno slogan che fa riflettere: tanto con poco. Essendo un'organizzazione composta per la sua totalità da personale volontario nel senso pieno del termine, perché non ci sono neanche rimborsi spese, un librino come questo, che può raccogliere l'offerta di 5-10 euro, per noi è molto importante. Il Consiglio regionale, ogni volta che è possibile fare la sua parte con Cure to Children, ormai abbiamo messo in campo una serie di iniziative, penso al calendario che andremo a riproporre anche nelle prossime settimane, perché il nostro obiettivo è essere vicino, essere a fianco di ogni associazione che tenta di essere vicino a chi soffre, e questo è il compito della politica, non voltarsi mai dall'altra parte.